Amiche ed amici di Live Roma TV, canale 71, buongiorno e bentrovati in diretta. Che Roma è? Allora, anche oggi un'ora e mezza insieme per parlare di argomenti concreti, come dico spesso, non perché insomma non siano tutti gli argomenti concreti, ma io dico quelli più legati ai territori, no? Che cerchiamo di affrontare ogni giorno con le vostre telefonate, con le nostre telecamere. Allora, dopo le 14 saremo in diretta da Tor Sapienza, ancora una volta, perché? Perché la consideriamo quella davvero una terra dei fuochi, come dicono i cittadini da ormai più di 10 anni. Non lo è forse ufficialmente, ma lo è anche perché ai fuochi quotidiani che arrivano dai campi rom per la disperazione dei cittadini si è aggiunto nelle ultime ore anche un altro incendio in zona Tor Cervara, siamo da quelle parti. Quindi, dopo le 14, Diana Romerzi, insieme a un amico ormai, Roberto Torre, del comitato di quartiere di Tor Sapienza, proprio faremo un giro, passeggeremo per le strade del quartiere. Quindi, seguiteci. Lo dico pure a tutti quelli che continuano a scriverci quasi ogni giorno via WhatsApp da quei territori. Per esempio, vi faccio vedere subito una telespettatrice, Alessandra si chiama. Ecco, proprio ieri ci ha mandato questa foto, anche lei. Vedete? Ecco, questo non è, dice, sai, magari Roberto Torre esagera, no? Oppure quelli del comitato. Questa è una signora, si chiama Alessandra, e ci prega di parlare di questo. Beh, neanche a farlo apposta, noi oggi saremo in diretta proprio da quella zona. Grazie, allora, Grazie a voi, per grazie a averci voi. detto, insomma, queste cose di cuore. Alterniamo voci, segnalazioni, argomenti. Buongiorno, Viale Giorgio Morandi, Roma. Non siamo lontani, allora, credo, da dove stiamo per collegarci. Cassonetti vuoti e frigorifero e lana di vetro sparsa per tutto il viale. Questo ce lo manda Marco, un altro telespettatore, sempre via WhatsApp. Il numero continuate a vederlo, 334-8656-686. Scriveteci durante la diretta in tempo reale. Oppure proprio no, così leggo direttamente i vostri messaggi, oppure durante, quando vi pare, le 24 ore, poi il giorno dopo li riapriamo, no? Cioè li raccogliamo tutti e ve li mandiamo. Sì, ce n'era un'altra di immagine, vabbè, questo poi è un dettaglio dei rifiuti che stanno lì, e ce n'era ancora un'altra, quindi questo è Viale Giorgio Morandi. Allora, apriamo il collegamento, possiamo aprirlo? Benissimo, allora andiamo. Attenti pure allo sfondo, perché da quelle parti spesso, oppure se c'è, soprattutto se c'è il sole, si vedono colonne di fumo. E noi siamo tornati proprio dalle parti di Tor Sapienza. Diana Romerzi con Roberto Torre, presidente del comitato di quartiere. A te la linea, Diana, buongiorno a voi. Buon pomeriggio Andrea, in realtà noi in questo momento ci troviamo a Tor Cervara, che è una zona molto confinante con Tor Sapienza. Sono qui appunto con Roberto Torre del comitato di quartiere Tor Sapienza perché qui continuano le azioni dei vigili del fuoco per spengere il rogo che proprio dietro alle mie spalle si è innestato a causa di un cumulo di rifiuti che ha preso fuoco. Adesso vi farò spiegare meglio tutto da Roberto Torre, però intanto vorrei cambiare l'immagine e farvi vedere com'è la situazione in questo momento. Qui non so se riuscite a vedere, però ci sono ancora i fumi perché proprio, ecco, proprio in questo momento vediamo i vigili del fuoco, che sta il mezzo dei vigili del fuoco che sta venendo verso di noi perché qui i mezzi continuano a andare e venire appunto per spengere le fiamme. Intanto vi faccio raccontare com'è andato questo weekend da Roberto Torre perché qui non è l'unico incendio che c'è stato. Buongiorno Andrea, purtroppo l'ennesimo rogo gigantesco, un pochino anche più importante degli altri, che ci ha portato in una giornata di fuoco ma una nottata da inferno. Questa notte alle 4 non si riusciva più a respirare, ci sono state persone che si sono sentite male. Qui noi siamo a Tor Cervara, Tor Cervara è esattamente il confine tra quarto e quinto municipio, per cui anche Salviati ad esempio è quarto municipio, però chiaramente si trova a ridosso del nostro quartiere. Io intanto confermo una cosa, anzi affermo una cosa, ieri è venuto l'onorevole Fassina che ha voluto fare un giro per il nostro quartiere, quando siamo arrivati su. Mi dà la regia se va tutto bene. Sì, Roberto, eccoci. Mi sentite? Prego, prego, continua pure. Ecco, dico, ieri è venuto l'onorevole Fassina e ha voluto visitare la zona Salviati. Mentre arrivavamo lì davanti c'erano i vigili del fuoco perché era stato riappiccato un altro rogo a tutto il materiale ferroso, a tutta la spazzatura e ai cumuli.
Faccio presente che qui era già stato segnalato sia la residenza di disperati in queste due strutture, oramai sono al limite della sopportazione perché stanno crollando su se stesso, ma che dietro era una discarica enorme di quelle abusive, diciamo un po' esistenti da vecchia data, un po' più recenti, perché chiaramente questi campano sul recupero del ferro e tutto quanto può essere, voglio dire, la spazzatura. Noi, se diciamo che siamo arrabbiati, oramai è quasi un complimento. Il problema di fondo è che non si previene, non si guarda la legalità, e noi ci troviamo dal 2002 sotto questa situazione, di cui, da quanto almeno ha asserito l'onorevole Fassina, ci ha detto nell'agenda politica questo problema non è preso proprio in considerazione. Che dobbiamo dire? Le parolacce non servono, Andrea, è un dramma. Taglia di migliaia di cittadini. Ora ha citato Fassina, ma questo signore negli anni si è appellato a tutti, senza distinzione politica, non vorrei mai che qualcuno fraintendesse. Perché siamo lì adesso e non a Tor Sapienza, magari dal terrazzo di Roberto, dove, se andate su Facebook, ogni giorno posta foto con fumi, molto probabilmente tossici, per questo abbiamo detto la terra dei fuochi. Noi la chiamiamo così, poi, ed è una questione proprio irrisolta, annosa e di giustizia, direi quasi sociale, perché ieri lì dove stiamo mostrando ora, dove le nostre telecamere, anzi dove Diana esattamente, no, si trova a Torcervara, è bruciato il parco della Cervelletta addirittura. Quindi i vigili del fuoco continuano a lavorare, ma non è che sono bruciate sterpaglie, Roberto, no, qui siamo all'altezza del civico 140 di Torcervara, a ridosso del parco, ma siamo ancora dietro l'area di Tor Salviati, quindi siamo vicinissimi all'area, insomma, che conosciamo di più. 300 metri in linea d'aria. Esatto, quindi ha preso fuoco per tutto il giorno. Allora, per chi ancora non lo sapesse, sono sempre troppi, purtroppo, questi fuochi voi, Roberto, li avete sempre, e poi si aggiungono anche questi, ma non è che, cioè, arrivano i pompieri perché arrivano in emergenza, ma loro dicono: ma è mai possibile che dobbiamo continuare a vivere, insomma, a parte col via vai dei pompieri? No, nessuno risolve a monte questo problema, eppure voi di idee, insomma, ne avete proposte anche tante. Certo, l'abbiamo detto, ecco perché io parlo di prevenzione, non di protezione, o sempre delle azioni straordinarie. Qui di straordinario c'è che ancora seguiamo a respirare, e sul discorso Fassina è uno dei tanti che è venuto, poi cadono dalle nuvole, cadono dal pero, perché noi viviamo la vita reale, quello che io dico, e loro probabilmente dai tavoli. Abbiamo scritto alla Raggi, la quale non risponde assolutamente. Ci vengano a proporre progetti fantascientifici da qui a 5-10 anni davanti a 20 anziani, che spero per loro che campino, cioè, ma stiamo veramente alla follia oramai. Io voglio dire una cosa, la dico un po' col sorriso e con la provocazione: paghiamo la nettezza urbana e non viene ritirata, paghiamo i bollini blu sulla caldaia e dobbiamo respirare i roghi, anche questo è rubare. Allora, quindi, la tanto famosa onestà, i cittadini. Ma i cittadini sono gli ultimi ad arrivare, quindi le istituzioni, dico, che cosa stanno facendo al di là di tante dichiarazioni rombovanti? C'è rabbia, c'è amarezza, c'è sconforto. Questo perché? Perché poi alla fine, quando ti parlano di integrazione, io ho seguito a dire: l'integrazione non si fa con 3 ore di scuola e 21 ore di campi, oppure di queste strutture fatiscenti occupate abusivamente, di cui tutti sono a conoscenza, ma nessuno interviene. Quindi c'è un lassismo o un menefreghismo, non so più come chiamarla, Andrea, ma veramente, ecco, poi parlo in plurale maiestatis, poi magari qualcuno si lamenta se trovano dei post che sono, voglio dire, fanno venire l'orticaria anche a di me. Di esasperazione e di rabbia. Aspetti, Roberto, guardi, voglio far vedere qua. Allora, questa è la pagina del comitato di quartiere, la pagina Facebook di Tor Sapienza, no?
qui è un continuo di voci, no? Qui non si respira, c'è un fumo impressionante, anche in una casa, anche in casa puzza terribile di plastica bruciata. Poi mettono foto gli amici del comitato di quartiere in fiamme da ieri, il casale abbandonato con annesso campo abusivo, tonnellate di rifiuti. Ma avete chiamato i pompieri? Ma se chiamate la municipale, i vigili del fuoco, possibile che Roma sia messa così? Scrive qualcuno, credo da fuori. No, mi sono svegliata con il mal di testa, avevo la finestra aperta, scrive Cristina, non si può uscire. Stamattina c'è una nube impressionante, queste sono di questa mattina, stanno operando da ieri pomeriggio, intanto al Campidoglio che fanno? Aria respirabile, altro che Pomezia. Chiamati, Renata dice, chiamati tutti, compresa Striscia Notizia, vabbè, stiamo ancora bruciando. Allora, si è parlato così tanto, per carità, giustamente, di Pomezia, vi siete sentiti un po' presi in giro per questo, Roberto? Noi siamo stati solidali con Pomezia, perché comunque è stato un incendio gravoso, ma noi qui più che presi in giro, cioè, siamo i signori nessuno, coloro che non hanno voce, e voglio dire, come ululare alla luna, no? La luna non risponde, purtroppo. Io a volte faccio la battuta sarcastica, dico, ho finito anche le parolacce del 2020, nessuno me le presta più. Ma più di questo cosa dobbiamo fare? Avevamo anche manifestato un paio di volte al Campidoglio. Ci sentiamo rispondere quello che abbiamo ereditato, ma è un anno, cioè un anno. I tempi della politica, non abbiamo visto. Che è pure comprensibile che questa amministrazione è appena arrivata, oddio, è passato un anno, però dice Roberto, però diciamo, no, è pure comprensibile che ci voglia tempo, perché si fa un progetto, si dice a giugno annunceremo che fine faranno i rom, li vogliamo chiudere, ma i tempi della politica non collimano coi tempi della vita quotidiana di queste persone. È così, Roberto, no? C'è proprio una discrepanza di tempistica. Ma io ho detto, il degrado cammina alla velocità della luce, la burocrazia elefantiaca, le due cose non si sposano. Allora, se ci vengono a parlare di progetti futuri, ben vengano, ma nell'attualità, visto che noi ogni giorno peggioriamo a vista d'occhio, almeno una risposta, non arriva neanche la risposta, è questo che ci crea la rabbia, cioè come proprio se nessuno parlasse. Qualcuno mise in discussione che io come comitato mettevo foto vecchie di questi roghi, fortunatamente la mia macchina fotografica ha un GPS, quindi li ho dovuti smentire, cioè, io non voglio usare la parola, ma sarebbe da dire, ci stanno insultando. Non lo so più, Andrea, credimi, io ce la sto mettendo tutta, levo tempo, denaro, alla famiglia, con tutto il comitato, ci attiviamo, facciamo, ma i municipi, poi il quarto, figuriamoci se risponde. Ne avete il anche quinto, voi invece, con che provate a invitare. Io, dice, lui risponde pure, ma insomma. Sì, risponde. Questo però è un macro problema, no? Anche lui dice, se qui. I municipi, così come sono strutturati, contano un po' come due le cose, di spade quando regna coppe. E qui il problema è il capitolino, il problema è regione. Questi signori, poi andiamo in pubblicità e poi naturalmente ritornerò dando la parola a Diana, se il collegamento, ecco, ci supporterà. Almeno, visto che su Pomezia tutti a chiedere rilevamenti, giustamente, no? Misurate l'aria, respira, che respiriamo, i livelli di polveri, qua almeno questo messo a sistema, no? È giusto, Roberto? Voi non avete neanche una centralina per dire ogni giorno, dice, ma che mi respiro, o non è così? No. Ecco, per la verità, nella riunione siamo stati convocati alla Regione Lazio, hanno detto che entro l'estate metteranno questa centralina, su cui comunque, da quanto diceva l'ingegnere dell'ARPA, non sono tarate per misurare, non ci sono parametri di riferimento. Ma al di là di questo io risposi, mettete una centralina da noi, mettetela un altro, magari a Castel Gandolfo, vediamo se tra l'uno e l'altro, voglio dire, si può fare un paragone. Dico, va bene, ma se trovate l'aria inquinata, che cosa fate? C'è stato il silenzio assoluto, quindi anche la misurazione, se si finisce lì, tanto per dire, c'è la centralina, ma se non c'è dietro un'azione, un progetto su che cosa fare, noi saremo punto a capo, avremo speso altro denaro pubblico, praticamente così, a uffa, come sempre spesso succede. Con Roberto Torre poi andiamo in pubblicità, guardate queste immagini, anche questa è 4 ore fa, cioè adesso noi lì siamo in una prospettiva magari diversa, siamo arrivati dopo che i vigili sono intervenuti. Allora, si diceva, no, un po' di giorni fa, ecco, con una persona, si parlava di rifiuti, di inceneritori, questa persona diceva, sì, ma guarda che però a Parigi hanno 3 inceneritori, ok,
Dicendo noi Roma, questo non ce l'abbiamo. Intanto, se lo dice a voi, uno sembra una beffa, perché voi ce l'avete di fatto un inceneritore sotto casa. Però attenzione, perché a Parigi è pur vero che se tu vai sul sito, non so se del comune esattamente, insomma, quei tre inceneritori forniscono ogni giorno in tempo reale i dati delle particelle di polveri che escono. Allora, poi uno può dire, vabbè, tutto un maxi complotto, non mi fido delle centraline, ma insomma, questi ogni giorno ti dicono, vai a vedere quello che producono. Perciò dico, c'entra un po' questo, cioè voi vorreste almeno, queste persone da più di 15 anni vorrebbero almeno sapere che cosa respirano, almeno questo. Poi dice, allora è difficile fermare questi campi rom, trovare una soluzione, ho capito, ma almeno mi vuoi dare la garanzia della salute? Non è questo il punto focale della cosa, Roberto? Certamente, anche perché io ricordo sempre comunque che comunque un sindaco di una città è sempre responsabile della salute, al di là poi dei vari tavoli e delle varie situazioni. Cioè noi siamo soffocati da questa storia e allora si reclama, si segnala, si denuncia. Io ricordo che avevamo fatto anche una denuncia alla Procura della Repubblica che ci rispose e ci disse noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto, adesso il compito è politico, quindi arrivederci e grazie, è finita là. E quindi la cosa prosegue ad libitum, ma questa sembra non avere fine ed è un peccato, perché questa è la più bella città del mondo, ma Tor Sapienza, dico, forse è la migliore delle periferie, sono oramai diventati di luoghi di sopravvivenza sia per i disperati sia per i cittadini. Sia per i cittadini. E poi la guerra tra poveri è sempre lì dietro, certo, l'angolo, tra virgolette. Ma infatti guardate, è una grande responsabilità gestita benissimo, perché questo comitato anzi ha frenato, secondo me, mille volte, ha raffreddato gli animi. Ci dobbiamo fermare un attimo. Diana, naturalmente hai la libertà nella prossima mezz'ora, non so se volete spostarvi, di farci sapere dove andrete, se vi volete muovere. Noi siamo qui ancora in diretta per un'altra mezz'ora, lo dico a chi invece magari ci segue per la prima volta, che Roma è ogni giorno allora, dalle 13:30. Bentornati in diretta, naturalmente ci invitano da WhatsApp diversi cittadini a proseguire il giro, ad andare semmai anche a Ponte di Nona, oggi insomma facciamo quello che possiamo, ogni giorno tanto cerchiamo di andare appunto in diretta dai quartieri anche quelli più problematici di Roma, quindi io capisco le persone, facciamo il possibile, no? Naturalmente credo che già parlarne insomma sia importante. Ecco, per esempio Alessandro dice uno schifo, analogo problema è risolto a Ponte di Nona, dove quotidianamente si sprigionano fumi tossici dal campo di Salone. Alessandro dice: Andrea, ieri a Tor Sapienza insieme a Roberto parlavano di Fassina, dice abbiamo fatto vedere a Fassina, ma loro hanno portato in tournée lì in giro in tour a Tor Sapienza chiunque, gli abbiamo fatto vedere tutte le sacche di degrado presenti nel quartiere, è rimasto sbalordito e ha dichiarato che senza l'autonomia tecnico-amministrativa dei municipi non potranno mai essere incisivi, presenterà in consiglio alcune proposte, in quella sede vedremo chi vuole uscire allo scoperto. Poi c'è ancora Alessandra, dice: Andrea, fa intervenire la Raggi per sentire quello che noi respiriamo, grazie. Ma insomma, magari no, vorremmo, cara Alessandra. Poi non mancano mai fenomeni da social, io lo faccio vedere ogni tanto. Ecco, questa è la diretta che stiamo facendo anche via Facebook. Non so se Roberto Torre già mi sente, perché io immagino che pure loro, poveretti, quando mettono questi problemi, no, queste lamentele che hanno dal 2000, quindi è scontato che la colpa è di tutti quelli che hanno amministrato Roma, magari si trovano, ecco, messaggini come questo. Luigi, ecco, Aurora, questa gentile signora, Aurora Ferina, che ha pure la foto di Falcone, meno male, dice smettetela, servi del potere, ci dice questo, siccome stiamo facendo parlare i cittadini di Tor Sapienza, là siamo servi del potere. Ecco, prima distruggono la città, poi rompono il CA, io non lo dico, ma lei non è molto educata, invece lei lo scrive. Ecco, questo è uno dei... insomma, siamo avvezzi pure a questo, dai, non c'è problema. Possiamo tornare da Diana Romerzi? Ditemi se ci siamo, perché adesso loro si stanno spostando in auto dalle parti di Salviati. È bene magari che restino in auto, perché guardate, quella zona non è che quando arrivi con le telecamere ti fanno gli applausi. Quindi, prego, ancora a voi la linea. Ecco, Roberto Torre, che è vicino alla nostra Diana Romerzi. A voi.
Sì Andrea, siamo in auto, in questo momento abbiamo raggiunto Via Salviati, il campo nomadi che ancora è qui. Vi ricordo che neanche un anno fa qui è morta una studentessa, proprio vicino al campo, vicino alla stazione, è stata uccisa mentre veniva borseggiata. Ecco, allora noi in questo momento stiamo percorrendo quella famosa strada che abbiamo visto tante volte. Vi facciamo vedere la strada che abbiamo visto tante volte in quelle giornate in cui Ettor Sapienza era entrata al centro delle cronache appunto per questo omicidio. Al momento il campo nomadi è ancora presente, ricordiamo di una polizia che era stata fatta per migliorare la zona, migliorare il decoro di questa strada, una strada impercorribile fino a qualche mese fa. La situazione sembra migliorata rispetto forse alle immagini che avevamo in mente quando appunto c'è stato il fatto di cronaca, ma questa è la situazione del campo, vedete, e anche qui dove erano stati messi i mazzi di cemento in realtà inizia ad accumularsi l'immondizia. Vedete anche qui. Diana, un attimo perché un momento abbiamo poco collegamento, abbiamo un collegamento fermo in questo istante, ti ridiamo la linea appena tornerà tutto a posto, quindi ti sentiamo in audio ma non in video. Stiamo per percorrere, no, il perimetro intorno al campo di Salviati. Beh, lo dico e lo abbiamo raccontato passo passo. Il presidente Boccuzzi del Movimento 5 Stelle del quinto municipio ottenne, dopo l'episodio drammatico della ragazza cinese, credo di poter dire ottenne, no, da chi, perché i municipi non hanno né abbastanza soldi né abbastanza poteri. A me fa piacere che in apertura di trasmissione abbia parlato un consigliere comunale qui del Movimento 5 Stelle che dice stiamo pensando, lavorando anche a tornare, no, sull'ipotesi di decentramento. Quindi dico questo perché Boccuzzi, i presidenti dei municipi oggi, che siano del 5 Stelle o che siano quei due del PD, devono bussare al Campidoglio, quindi fecero per avere le risorse, l'abbiamo raccontato venerdì, no, ringraziando il presidente Romanella del sesto municipio, sempre 5 Stelle, che ci ha messo 4-5 mesi per far bonificare via di Massa Calciana, quindi loro non hanno questi poteri, eppure Boccuzzi riuscì a far bonificare l'area intorno, però non basta evidentemente, perché ne abbiamo parlato con i vigili urbani, con i sindacati, perché all'interno dei campi è terra franca, quindi nessuno, è zona franca, nessuno riesce a fermarli in flagranza, a dire no, fermo, non bruciare quell'auto, quei cavi di rame. L'altro giorno hanno fatto un blitz la polizia locale di Roma Capitale, hanno trovato mi pare 600 kg di rame, quindi il problema rimane e il problema c'è da circa, ripeto, 15 anni, ecco, e quel signore che parla, parla a nome di migliaia di cittadini che sono dannati, no? Tra virgolette, loro dicono siamo, e tra l'altro in realtà Tor Sapienza sarebbe un bel quartiere perché è nato neanche troppi anni fa, perché ha la campagna intorno, quindi loro continuano a chiedere qualcosa di più che non sia soltanto la bonifica, e noi lo raccontiamo come l'abbiamo raccontato anni fa, insomma, con altre amministrazioni, e lo continuano a fare anche su Facebook, insomma, tante persone. Poi se uno non vuol vedere dice no, ma noi, io non me la sento, insomma, di lasciare questi problemi di questi cittadini, anche se non vivo lì, vivo da tutt'altra parte, i fuochi non li respiro, i fumi che avete visto, però sinceramente credo che bisognerebbe avere invece molta solidarietà e rispetto per queste persone, non politicizzare tutto perché è così triste, insomma, leggere cose sempre uguali poi ogni giorno, veramente quasi imbarazzante, però purtroppo c'è chi crede che raccontare un fatto, una realtà, dar voce alle persone significhi dare addosso alla Raggi, figuriamoci quanto veramente questo possa essere sbagliato. Comunque via WhatsApp vediamo altri messaggi. Alberto, scusate l'ironia, ma un mezzo pubblico al giorno toglie il servizio pubblico di torno, più o meno. Qui mi è arrivato invece un altro video dalla strada che dicevo prima, però adesso dovrei caricarlo. Allora, vogliamo, però in audio ci sente Diana, possiamo riprenderla almeno al telefono, poi quando sarà pronto il video, c'è Diana? Ah, lo stiamo sistemando, va bene. Allora un attimo solo,
Riprendiamo qui il filo. Ah, ecco, avevo pure dei messaggi, vedi, poi li sacrifico sempre invece. Avevo dei messaggi in segreteria telefonica, tre o quattro gentili signore che ci avevano lasciato i loro messaggi. Allora cerco di rimandarli, però vedo... Ah, perfetto, rivedo le immagini in diretta. Diana, torno da te, ancora da Tor Sapienza, con Roberto Torre. Prego, Diana. Sì Andrea, allora stiamo cercando di farvi vedere come è ridotto in questo momento, come è ridotta via Salviati e qual è la zona limitrofa appunto a questo campo nomadi. Vi dicevo, ricordate sicuramente le immagini che accompagnano il cruento fatto di cronaca dell'omicidio della studentessa, quelle immagini di assoluto degrado con l'immondizia che delimitava appunto la strada. Ad oggi la situazione non è quella, però ritornano i cumuli a farsi vedere, si continua un'altra volta a accumulare immondizie. Allora cerchiamo adesso di camminare con la macchina e speriamo appunto di farvi vedere in diretta le condizioni della via. Come vi dicevo, non so se ricordate i pilastri di cemento che sono stati messi apposta per permettere appunto di non creare ulteriori situazioni di degrado, di non far parcheggiare lì camion e altre roulotte. Ecco, questa è la situazione in questo momento, vedete qui l'immondizia che ha accumulato vicino ai pilastri di cemento, l'immondizia che a onor del vero non è come qualche mese fa, ma qui si vede benissimo come si stia riaccumulando. Diciamo, rispetto alle immagini disastrose di questi mesi fa, vediamo questi blocchi di cemento messi a protezione per non far entrare i camion, ma i camion, i furgoni, bisogna ricordarlo ogni volta, di italiani molto probabilmente che si rivolgono a questo mercato clandestino, non mancano mai, no Roberto? Perché poi se no sembra che fanno tutto da loro, se bruciano diventano una specie di una discarica abusiva, se lo sono è perché poi tante attività, tante aziende vanno lì, no? O no? Esattamente, Andrea, Roberto ci può raccontare come in realtà qui ci siano roghi quasi quotidianamente. Lasciamo l'audio, sì, Roberto, continuiamo a sentirlo, adesso abbiamo... Vai. Il materiale bruciato, diossina continua, ha detto bene Andrea, è la terra dei fuochi due, questo ci vuole molto. Quante persone, però vi sentiamo Diana, tanto adesso magari ci sistemeremo, l'attività che fate Roberto anche sui social, no? Andrea, ci puoi ripetere la domanda? Sì, stavo chiedendo, no? Adesso vado di nuovo sulla pagina del comitato di quartiere. Volevo chiedere anche qualcosa rispetto all'attività social, perché poi sembra ormai diventata una routine, no? Decine di persone ogni giorno che si lamentano. Che riscontri ha poi? Cioè, mi incuriosiva anche questo da Roberto. Che riscontri ha la pagina social rispetto appunto all'attività del comitato di quartiere? C'è una risposta, lo ripeto, piena di commenti civili, un po' meno, perché sono dovuti chiaramente alla rabbia, al mancato ascolto, alla mancata soluzione del problema, che noi vediamo gravissimo, non grave, perché di fronte alla salute forse è la cosa, la ricchezza più grande che abbiamo. Quindi c'è terreno inquinato, aria inquinata, persone che si ammalano, e io ricordo anche il nostro municipio c'è da un alto tasso di mortalità ai fenomeni del cancro, dei tumori, però sembra tutto normale, ecco, questa è l'impressione che abbiamo, è tutto normale per lo comune, fanno questi capo, magari si diventa anche un articolo di giornale e dopo diventa la giustizia. C'è entrata anche la Razzi, che non è mai venuta a scrivere. No, assolutamente, venne in campagna elettorale, noi ufficialmente l'abbiamo invitata quattro volte, si è degnata neanche di dire appena avrò tempo, proprio non rispondono. E si
però Roberto, l'altro giorno abbiamo seguito, anche se a distanza, avete fatto un incontro pubblico col presidente, col municipio, no? Io volevo capire ancora che cosa è uscito fuori di buono, se è uscito fuori qualcosa. Sì, Andrea, ora perché intanto stiamo cercando di ricollegarci anche con il video. Comunque dallo studio appunto si ricorda dell'incontro che c'è stato con il Movimento 5 Stelle proprio qualche giorno fa, quell'incontro che lei mi diceva appunto l'ha fatto perdere un po' alla brocca. Sì, è vero, diciamo, ho perso un po' la pazienza, perché noi avevamo invitato anche, questa è un'altra manifestazione invece, all'ambiente, per portarlo in giro per il quartiere, perché sapevamo anche che veniva da fuori, si era ben insegnato. Abbiamo avuto una risposta: non è necessario conoscerci. Beh, abbiamo preso atto di questo, poi quando gliel'abbiamo detto lo ha negato. Noi abbiamo lo screenshot della sua risposta scritta, e ci dice che Antonio Pietro è venuto 4 volte, ha incontrato altre persone, ma il comitato non è stato mai interpellato. Io ricordo che il nostro comitato è stato un comitato che ha fatto elezioni pubbliche e che io mi onoro di rappresentare fino a che sono in grado di rappresentare se i cittadini vorranno. Se però non dobbiamo essere attenzionati dalle istituzioni, ci chiediamo allora che tipo di logica, che tipo di politica che si sono rifatto. Allora ci fermiamo ancora un attimo. Ah no, adesso vi rivediamo, credo. Scusate, allora Diana. Dobbiamo riconoscere, sì, che poi alla fine le risposte non ci sono, oppure sono risposte da persone che si sentono titolari della ragione assoluta. Credo che un buon confronto non basta, anche se magari ci può essere una dialettica. Su questo per loro non va bene, e ne prenderemo atto anche qua. Poi i cittadini sono i testimonial e i giudici di quello che accadrà magari alle elezioni, di quello che succederà. Mi spiace, perché Forza Pianza è veramente bella, io amo, ci vivo e vorrei poter scegliere. Ieri c'è stata la festa di Forza Pianza, una cosa buona, ottima, ma grazie alla parrocchia e a coloro che si sono adoperati. Per quanto riguarda le istituzioni, ovunque ci troviamo c'è degrado che aumenta sempre più. Mi spiace veramente, non pensavo. Una bella dichiarazione d'amore per questo quartiere di periferia, ecco, che riesce a sopravvivere anche grazie all'azione di cittadini come Roberto Torre. Allora Diana, ci fermiamo, facciamo così, noi abbiamo ancora 6-7 minuti, io scusate perché oggi abbiamo avuto qualche problemino tecnico, no? Allora ti torno da voi tra un paio di minuti, vediamo se ci assisterà appunto la linea, no? Perché poi da quello dipendiamo e quindi potremo chiudere un attimo, quindi scegliamo, magari scegliete una posizione, ecco, per chiudere il collegamento. Roberto Torre, gli amici di Tor Sapienza e di tutto quel quadrante sanno bene che non la liquideremo neanche oggi, quindi la storia, sono tante volte che siamo andati a Tor Sapienza e continueremo a farlo, quindi oggi abbiamo dato un altro spaccato in più. Vi voglio fare con queste due domande: i furgoncini, cioè perché non li fermi magari prima che arrivano nel campo, credo voglia dire questo il nostro amico, e poi, ma lì avete la caserma, la Guardia di Finanza, eppure. Prego Roberto. Beh, c'è l'Agenzia delle Entrate, il compartimento della Polizia di Stato, ci sono i carabinieri, e questa è la cosa più allucinante, avere le istituzioni dove davanti hanno il degrado. Io devo confessare, noi siamo stati anche contattate da alcune forze dell'ordine e istituzioni, perché chiaramente loro non è che si possono esporre più di tanto, sono disperati anche loro da questa storia. Per quanto riguarda la A24, io sono anche entrato là, c'è venuta la commissione parlamentare e il 5 Stelle dal Campidoglio ha fatto i fuochi d'artificio che entro il 15 d'aprile avrebbero risolto tutto il problema, e invece quei signori sono ancora tutti là, la spazzatura e i rifiuti arrivano al secondo piano, quindi questo è il biglietto d'ingresso nella capitale, perché nella A24 passano circa 800 pullman al giorno. E quindi noi più, ecco, dico, di segnalare, di dire, di fare, cosa dobbiamo fare? Cioè armarci noi, non lo so con che cosa, poi noi siamo persone civili, tranquille, però stiamo subendo queste angherie, ma soprattutto questi spot elettorali, perché io lo dico con molta sincerità, il 5 Stelle accusa tutti, ma è l'unico che è ancora in campagna elettorale, probabilmente perché ci sono le politiche. Se questo però è il risultato, qualche dubbio mi viene, sia come cittadino e sia, voglio dire, come appartenente ad una comunità che è quella di Tor Sapienza. Insomma, oggi più polemico che mai verso chi amministra oggi la città, Roberto, ma insomma dopo
dopo, dice, un anno di speranza e di pazienza. Io spero che anche gli amici del Movimento 5 Stelle, quando vedranno questa puntata, la prenderanno come l'ennesimo stimolo, perché il comitato di Tor Sapienza e Roberto Torre è completamente apolitico, apartitico, professa, dice, abbaia alla luna da ormai non si sa più quanti anni. Andiamo a chiudere, Diana. Sì, Andrea, noi siamo ritornati al centro di Tor Sapienza, in quella piazza dove ci sono state tante manifestazioni proprio qualche mese fa, e l'augurio appunto che questi roghi terminino, perché appunto qui i roghi sono quotidiani e la gente convive appunto con questa situazione che credo, e questo ce lo può dire anche Roberto Torre, sia insostenibile. Quindi forse possiamo far chiudere a lui dicendo non tanto Tor Sapienza ma Roma, che Roma è. Che Roma è una bellissima città in piena agonia. Io mi auguro di tornare, ma non voglio essere provocatorio, ma almeno agli anni 60, dove veramente era la più bella città del mondo, e vederla in tutte le sue periferie, che sono l'80% del territorio, in questo stato di abbandono, beh, una morsa al cuore questa la crea. E è andato via anche il grande capitano, voglio dire, quindi al di là delle appartenenze, la puntata se... quindi la chiudiamo con Totti, ecco, al di là, infatti, dico, voglio dire, del proprio tifo, della propria squadra d'appartenenza, preferirei più parlare di una partita in pieno agonismo e non di queste diatribe o di queste assenze continue e di queste situazioni in cui ma tra il serio e il faceto, ti chiudo allora con quest'altra domanda, ma l'avete mai chiesto a Totti di andare lì? Perché tra il serio e il faceto lo dico, perché se venisse Totti là, che è un uomo insomma di grande generosità, allora voglia, insomma, tutte le telecamere del mondo vi ritrovate, no? Pensateci, ma lo dico a chiudere questa puntata particolare. È un ottimo suggerimento, noi non ci avevamo pensato, ma ci proveremo, tentiamo anche questa, voglio dire, no? Almeno qualcosa di bello lo vediamo, almeno qui quanto nel quartiere. Vedete Totti, grazie Roberto, grazie. Certo. Grazie, un abbraccio, Andrea, e un saluto alla nostra sempre. Diana Romerzi, come oggi straordinaria, insomma, e torneremo anche da quelle parti. Grazie Diana. Grazie naturalmente alla squadra esterna, soprattutto a chi ci segue e soprattutto insomma a chi ci ha seguito oggi in questa puntata, dicevo particolare, perché aperta con l'addio di un grande campione, di un simbolo di Roma, chiusa insomma con l'amarezza di chi purtroppo continua a chiedere insomma veramente aiuto. Ormai questo è un SOS, quello di Tor Sapienza, che però purtroppo non produce risultati concreti. In effetti abbiamo visto il dintorno, diciamo così, di Via Salviati un pochino migliorati come pulizia, ma il problema è ciò che loro debbono respirare necessariamente non volendolo, ecco, e che purtroppo invece continua. Allora, se volete torneremo domani come sempre alle 13.30 che Roma è. Continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, i vostri messaggi anche in audio, se volete alla segreteria vocale, durante le repliche. E poi chiudo con un promo nostro che ho dimentico troppo spesso, ecco, scaricate l'applicazione di Live Roma TV, perché vi dà la possibilità di seguire tutte le dirette, l'edizione del telegiornale, il palinsesto di Live Roma TV canale 71, in streaming dal vostro smartphone, iPhone, e da qui pure mandateci foto, video naturalmente devono essere brevi, un minuto e mezzo, foto, commenti, immagini, segnalazioni, tutto quello che volete, fate insieme a noi la nostra trasmissione. Grazie a tutti, arrivederci.